L'Etna è tornata a dare spettacolo, illuminando le notti carnascialesche con tutto il suo vigore. L'attività stromboliana continua, anche se con un lieve calo di energia rispetto alle ore notturne, con fontane di lava, esplosioni e l'emissione di una piccola colata. Il braccio che emerge dalla bocca, che si è formata tra il vecchio e il nuovo cratere di sud-est, sembra infatti meno alimentato rispetto a ieri. I fenomeni sono al momento concentrati nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa e non costituiscono un pericolo né per le cose né per le persone. Lo spettacolo, che ieri sera era visibile da Catania a Taormina, è oggi oscurato da un sole splendente, ma l'attività è costantemente ripresa dalle telecamere termiche dell'INGV, del capoluogo etneo, che monitorano il vulcano. All'attività stromboliana si associa un'emissione di cenere, che è dispersa dai venti in direzione dei quadranti orientali. Sui paesi di Zafferana e Lingue Glosse, infatti, è stata segnalata una modesta ricaduta di cenere. L'aeroporto internazionale di Catania, al momento, invece, non è interessato dall'attività in corso ed è pienamente operativo.